A Brescia le sante reliquie giunsero probabilmente nel 763. Due capitelli longobardi della cripta di San Salvatore sono dedicati alla Santa Corsa che diede il nome al monastero benedettino femminile. Sopra l'edificio longobardo di San Salvatore fu edificata alla fine del 1500 una nuova chiesa dedicata alla Santa. I beni del monastero vennero dispersi con la chiusura forzata del convento, in seguito agli eventi del periodo napoleonico. La tradizionale festa del 22 maggio è stata ripristinata solo in anni recenti. Il territorio bresciano conserva memoria dell'importanza storica e religiosa del monastero di Santa Giulia nelle diverse chiese dedicate alla giovane martire. A Costorio di Concesio, a Roncadelle, persino in alcune cappelle disperse in campagna. A Paitone, ed in altre località della provincia, oltre che in tutti i luoghi della pianura padana che furono interessati nei secoli dalla presenza di possedimenti del monastero di Santa Giulia. Thank you.
Dopo la soppressione del monastero del 1797, le reliquie di Santa Giulia vennero trasferite nella chiesa del Santo Corpo di Cristo, per giungere poi al seminario vescovile ed infine, nel 1969, alla chiesa parrocchiale del villaggio prealpino. L'intitolazione a Santa Giulia fu voluta da padre Ottorino Marcolini. La memoria di Santa Giulia è lontana nel tempo quanto quella dei santi Faustino e Giovita, il racconto confuso quanto quello di Santa Lucia. In paesi lontani si sono affiancate e sovrapposte narrazioni trasmesse con varie distorsioni dai monaci medievali benedettini. La santa è stata raffigurata unita alla croce, al giglio della purezza e alla palma del martirio. Rare sono le rappresentazioni della crocifissione e pochissime le sculture. La forza della sua testimonianza rimane legata al mare e al cielo di Corsica, all'orgoglio di un popolo dal cuore orgoglioso e saldo, un po' montanaro, come quello delle genti delle nostre valli bresciane.